Ciao ragazzi, vi faccio questa breve premessa perché volevo ricordarvi che in ogni video, in tutte le lavorazioni che faccio su questo Zaffiro 34, troverete nelle descrizioni, tutto quello che il video contiene. Quindi se state cercando qualcosa in particolare, per esempio, un esempio, riparazioni o sostituzione O-ring, pistoni flap, lo trovate nella descrizione, o smontaggio strumentazione. Quindi a ogni video, se volete, potete andare a guardare nella descrizione e vedere quello che il video contiene, senza vederlo tutto, ovviamente, o vedere tutte le sezioni. Ma andiamo e continuiamo subito con questo video. Bene, come vi dicevo, sto montando un AT sulla presa a mare del gruppo elettrogeno che va a finire qui sopra con un rubinetto per dare l'acqua al gruppo elettrogeno per fare il risciacquo quando non si usa più. Allora, sto cambiando, ho già cambiato quelli, i tubi che ci sono sopra, dove ci sono le due curve. Ovviamente questi di qua vanno all'autopilota, quelli che vedete con la guaina bianca vanno a finire al volante, fino a davanti, quelli momentaneamente non li cambio perché il lavoro c'è. Adesso sto cambiando questi che ci sono sulla destra. E praticamente si devono andare a staccare da dietro il motore, dietro la turbina. Lo vedete che c'è quel raccordo e sono due, uno e due. Praticamente ho una settimana che combatto per svitare, ma di qui la chiave non ci entrerà mai. O comunque la chiave io sono riuscita a entrarla da qui, però poi da qui io non mi posso muovere perché ho lo scambiatore dell'intercooler. E quindi, dopo una settimana di ricerche, sono riuscito a trovare, grazie a internet, questa chiave. Bellissima, 17 aperta che vado a inserire dentro il tubo e da sopra la giro con il cricchetto. Fantastico. Bene, ve lo faccio vedere bene con la chiave inserita. Ecco qua, in questo caso è dall'altro lato. Riuscite a vedere, è già inserita, bella sistemata. Vi lascio il link in descrizione. Alla fine l'ho fatti fare i raccordi di ferro e ahimè sto verniciando questa parte qui. La sto verniciando con un po' di vernice acrilica, con l'occasione che stavo facendo i pistoni del drive. E lo so, ditemi parolacce, ma non ho voluto aspettare di ordinare i raccordi in inox e montarli, perché siamo quasi pronti alla stagione. Bene, e continuiamo con la passerella. Adesso smonterò tutto, già smontato
già imbarca il primo pistone. Sto smontando pure quello dell'asse longitudinale. E poi la svernicio tutta e la rivernicerò. Qui invece ho resina, quindi farò la carteggio e la rivernicio finché è liscia. Tutte queste cose vanno ripristinate. Sto per verniciare la passerella e sto passando questo ancorante per leghe leggere, perché l'inox è una lega leggera. Lavoro finito. Adesso l'ho messa al sole così aiuta ad asciugare più velocemente. Molti mi avete chiesto come si fa a spurgare l'impianto dell'idroguida, specialmente dalla parte del volante. Quindi si apre questo tappo e si aggiunge l'olio qui dentro. Ovviamente a motore spento, perché se no lì dentro si crea molta pressione. Io per evitare che l'olio esca fuori e combini un macello qua dietro e cada a terra e tutte queste belle storie, sono andato dal tubista, mi sono fatto dare il raccordo che ha vita come il tappo. Gli ho messo il tubicino, ho forato il tappo della bottiglia e farò in questa maniera, che vado ad avvitare il tappo, che è munito tra l'altro di guarnizione e quindi non andrà a uscire niente. Quindi mettiamo in moto. Cominciamo a girare. Purtroppo io lo faccio con la pinza perché lo sterzo non ce l'ho. Ho messo queste guarnizioni, che sarebbe poi una camera d'aria tagliata, nella base di dove appoggerò il gruppo elettrogeno, così da isolare metallo e metallo ancora di più. Ecco la struttura del pavimento, che in questo caso è sottosopra. Adesso gli metto un prodotto per sgrassarla e vado con l'idropulitrice. E ho pulito tutti gli angoli belli sistemati dal silicone vecchio, così poi posso mettere quello nuovo e aderisce bene. Praticamente è venuto come nuovo. Sto smontando i flap, il pistone, perché c'è una perdita qua dietro e quindi lo staccherò da qua sotto e poi questo si svita. Così, tenendo questo sopra, con il pistoncino staccato di qua, andremo a svitarlo. Ecco così. C'è un O-ring qua sopra, che è questo qui, e
andiamo a cercarlo.